Ben ritrovati amici di Angolo Bonsai. Quest'oggi vorrei parlarvi di una distinzione che viene fatta tra diversi tipi di bonsai. Quindi parliamo di bonsai da interno e bonsai da esterno. Spesso passi, capita di passare davanti a un vivaio o qualche altro negozio di questo tipo che vende piante e di trovare dei piccoli alberelli in vaso con la dicitura bonsai da interno. E questo, sono sicuro, potrebbe essere molto interessante per quelli che hanno meno esperienza, oppure per quelli che non dispongono di un giardino o di una terrazza dove posizionare il vostro alberello. Tuttavia, questa è una distinzione concettualmente sbagliata. Perché? Ovviamente perché non esistono alberi da interno, perché ogni albero nasce per vivere all'esterno. Quindi quello cosa cambia? Quello che cambia è il clima in cui questo albero si è evoluto per crescere. Per esempio, ci sono alberi come i ficus che mai sopportano le temperature rigide degli inverni. D'altra parte ci sono le conifere, per esempio, sono come i pini e gli abeti, che sono capaci di sopportare anche temperature molto rigide, tipiche degli inverni canadesi. Ma non pensiate che se un albero appartiene a un clima tropicale, il vostro bonsai dovrà stare dentro casa tutto l'anno. Ragione per cui cosa vi consiglio di fare? Per quanto riguarda gli alberi come la picea, possono essere lasciati fuori tutto l'anno, senza doversi preoccupare nemmeno in caso in cui si dovessero coprire di neve. Per quanto riguarda i vostri ficus, invece, è bene riportarli all'interno al sicuro quando le temperature cominciano a scendere e quindi posizionarli all'esterno alla successiva primavera. Ora, ottobre è alle porte, le temperature stanno cominciando ad abbassarsi, quindi io vi consiglio, per quanto riguarda i vostri ficus, portateli all'interno delle vostre abitazioni in un luogo luminoso, lontani da fonte di calore diretto, come possono essere stufe, caloriferi o anche i caminetti. Ovviamente continuate a bagnarli in maniera che il terriccio non si asciughi mai completamente. Per quanto riguarda aceri, pini, olmi, querce o conifere di altro tipo, possono restare all'esterno anche tutto l'anno. In questo modo poi sentono anche il cambio di stagione e questo è sicuramente un bene. In questo video è tutto e da Angolo Bonsai un saluto. Al prossimo video. Ciao!